E siamo alla questione 73 che ci tocca da vicino. Tocca da vicino in modo particolare la comunità cristiana, particolarmente laddove la comunità cristiana c'è, ci sono dei presbiteri che la guidano con responsabilità, con saggezza, con prudenza, eppure c'è sempre qualcuno che deve proferire delle detrazioni, delle maldicenze. Ora, noi sappiamo che la società in genere vive, specialmente il mondo politico, vive di questo male. L'avversario politico cerca in tutti i modi la maldicenza dell'avversario, cerca di demolirne la fama affinché il popolo, gli elettori non pensino più a dare a quel partito, a quella persona il proprio voto, il proprio appoggio. Però la comunità cristiana non dovrebbe essere coinvolta da questo terribile bubbone. Vediamo di riflettere con Tommaso d'Aquino. La detrazione è chiaramente una denigrazione della fama altrui, con parole dette di nascosto. La contumelia si distruggeva l'onore con un insulto. Qui si cerca, come il tarlo, di consumare la fame degli altri, e vedremo in che modo, proprio diabolico, con il giudizio sulle intenzioni, con la bugia, la menzogna, con le mezze verità. Per chi non fosse d'accordo su questa linea abbiamo le solite argomentazioni a cui risponde Tommaso. Apertamente di nascosto sono circostanze che nel peccato non costituiscono una specie. La sostanza di tutto è questa: che io insulti una persona pubblicamente o di nascosto, io commetto lo stesso peccato, perché quindi distinguere tra contumelia e detrazione. Per un peccato, infatti, è indifferente che sia conosciuto da molti o da pochi, fino a un certo punto, perché quando poi, però questa è una mia aggiunta, quando il peccato è conosciuto da molti, beh, il peccato in sé è sempre lo stesso, però laddove vengono coinvolti molti alla conoscenza, abbiamo poi, e si aggiunge, lo scandalo. Ora, ciò che non costituisce la specie di un peccato non rientra nella essenza e non deve entrare nella sua definizione. Quindi non possiamo dare una definizione specifica alla detrazione e una definizione specifica alla contumelia, sono due cose uguali, sostanzialmente dice l'argomentazione. Tommaso risponde: nelle commutazioni volontarie, come sono le commutazioni volontarie? Abbiamo già definito questo termine: nel momento stesso in cui si agisce ingiustamente contro la volontà di qualcuno, alle quali si riducono tutti i danni arrecati al prossimo, con le parole e con i fatti, le circostanze diversificano la natura del peccato. Quindi che il peccato sia aperto davanti a tutti, la contumelia, che punta in modo particolare sull'onore, o se è nascosto, la maldicenza che punta sulla fama, fanno sì che noi definiamo i due peccati in modo differente. Quindi due essenze differenti, due definizioni differenti, perché le circostanze sono fondamentali. L'involontario per violenza è diverso dall'involontario per ignoranza, ad esempio.
Per denigrare la fama di una persona non bastano le parole dette di nascosto, ma ci vogliono le parole dette pubblicamente. È evidente tutto questo, ma quando si parla di parole dette di nascosto, vuol dire di nascosto dell'interessato, di nascosto in riferimento a colui di cui noi vogliamo minarne la fama. Detrae. Chi toglie, detraere. Traere, de, togliere, da. Detrae chi toglie o diminuisce qualcosa. Ma spesso si denigra la fama del prossimo anche senza togliere nulla alla verità. Per esempio, quando uno libera le colpe vere di un altro. E allora? E allora abbiamo, secondo me, nella terza risposta, una riflessione che per me è ancora più importante del rispondio, cioè del cuore stesso dell'articolo. Si dice che uno detrae non perché decurta la verità, non perché toglie al vero qualcosa, ma perché toglie alla fama della persona di cui, a cui fa riferimento, che cosa? Qualcosa. La sminuisce, la deforma. E come può avvenire tutto ciò? Attenzione qui è che, come io, abbiate pazienza, io sono un povero ignorante, sono un povero insegnante e non voglio essere di più, ma come io mi stupivo di fronte alle parole di Dante, che riusciva in poche strofe a dire tutto e a dire e a proclamare cose sublimi, io rimango sconcertato dalla capacità sintetica allo stesso tempo analitica di Tommaso. In questa, vedete che nel testo originale non ci sono tutti questi a capo. A quel tempo Tommaso si scriveva così, riga dopo riga, no? Sono io che li ho distinte, le ho messe in evidenza, e vediamo che nella detrazione tutto ciò può avvenire e capita quotidianamente, forse noi non ce ne accorgiamo neanche più, perché molto spesso i peccati sono così ormai entrati nella nostra routine quotidiana, per cui non ci scandalizziamo più e facciamo del male agli altri. Ora, se lo fanno, come dice Paolo, quelli che non credono, dobbiamo forse giudicare loro? Ma noi cristiani, se seguiamo questa strada, non siamo a posto, né con noi stessi, perché andiamo contro la carità, andiamo contro l'amore del prossimo, ma il prossimo tuo come te stesso. Ci piacerebbe che gli altri si comportassero nei nostri confronti come noi ci comportiamo con gli altri? Attenzione però che questo atteggiamento di detrarre la fame, qui è la cosa per me più importante di questo articolo, in tutti i modi è l'atteggiamento tipico dei laicisti che ce l'hanno col credente. Vediamo. Direttamente può essere fatto in quattro modi. Primo, attribuendo al prossimo cose false. Terribile. Quando ci arriva l'accusa ormai confutata e anche accolta dalle persone più intelligenti della leggenda nera. L'Inquisizione ne ha ammazzati milioni. Sono accuse false. Però spesso anche noi tra cristiani lanciamo delle accuse false, semplicemente su sospetti vaghi. Secondo, esagerandone la colpa. È evidente che siamo esseri deboli, quindi possiamo anche commettere degli errori, ma laddove un fratello esaspera questa colpa, laddove uno sguardo diventa ormai già un atto,
Io mi ricordo, e non lo dimenticherò mai, e posso anche dire il nome, che per me è stato un santo, Don Felice Bertola, è stato mio direttore spirituale per 30 anni, ha guidato una parrocchia di persone abbastanza difficili per avere e usare dei termini dolci, comprensivi, prudenti. Quando correva dietro qualche volta qualche persona chiedendo l'offerta, quante critiche. Ma lui doveva tenere su tre asili, una casa di riposo, una chiesa, l'oratorio. Aveva delle spese che non finivano più perché allora non c'erano i contributi statali. E non tutti coloro che erano presenti in quella casa di riposo avevano le pensioni. Parliamo di 60 anni fa. E quindi cercava di tirare la coperta molto spesso la tiri, ma se stretta non riesce a coprirti. Quante critiche. Quel sacerdote poi uscì da quella parrocchia, povero, e si portò dietro solamente la camera da letto dei suoi genitori. È triste però pensare ai pettegolezzi, alle critiche anche pesanti, come se questi soldi se li mettesse in tasca lui. Oppure, rivelandoli i segreti. C'era un sacerdote che probabilmente, io non so fino a che punto sia vero, perché potrebbe anche essere una notizia falsa, che aveva una relazione con una signora, con una donna, sempre che sia vero. E c'era chi vivendo in casa sapeva qualcosa. E ancora oggi, dopo 50 anni, questa persona continua a rivelare questo segreto al primo che gli capita di vedere, sempre che non ricadiamo sulle cose false. Oppure arrivare al punto di giudicare le intenzioni, cioè un soggetto fa del bene, ah, lo fa solo per mettersi in mostra. Come faccio io a giudicare le intenzioni del mio prossimo? Se sta commettendo, se sta operando per un obiettivo buono, come posso dire, ah, sta agendo così? Me lo ricordo, no? E ve l'avevo già riportato. Quando ero universitario avevo in mano le chiavi di un convento di padri cappuccini e c'era qualcuno che su di me si era permesso di dire, beh, se lo fa, lo fa per i suoi interessi. Che brutto però, eh. Che brutto. Ma c'è qualcosa di peggio. Si può invece fare della detrazione indiretta, negando il bene altrui. Ve l'avevo già riferito, ho letto solo il titolo, non vado neanche più ad approfondire certe porcherie. Madre Teresa di Calcutta non amava i poveri, amava la povertà. I suoi ricoveri erano peggio dei ghetti, ma i soldi erano quelli. Faceva quello che poteva, meglio che lasciarli morire lungo la strada. Bisogna negare, ma perché? Ma perché chi si comporta in questo modo, è talmente mediocre, è talmente meschino, è talmente incapace, non è mai riuscito a far nulla nella propria vita, che deve negare la bontà degli eroi, dei santi. Guardate che questo non capita solamente nella prospettiva cristiana. Tutte le volte che noi parliamo di fatti eroici del passato, anche tra il popolo pagano, c'è sempre qualcuno che tira fuori, oh, ma è una leggenda. Perché? Perché quegli esempi ci danno fastidio. Come?
l'astenersi dal parlarne. È una detrazione indiretta. Neanche lì. Purtroppo potrei rivelarvi delle mie esperienze personali, ma astenersi dal parlarne vuol dire anche dimenticarsi di quegli esempi, e io non mi asterrò mai dal parlare di quegli esempi che ventenni e trentenni io ricevetti da persone veramente che io ritengo sante, sante nel senso paolino, uomini, ma particolarmente donne, che sono vissute fino agli 80 anni a servizio della gente, eppure, eppure, ci si astiene dal parlarne, oppure si cerca di negare con delle quisquiglie, no? Delle quisquiglie. Se qualcuno ha commesso un errore che magari, di cui magari non è neanche responsabile, piccolo, 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 ben, per quel piccolo, piccolo, piccolo erroruccio viene dimenticata la montagna di bene che ha generato, che ha compiuto, che ha riversato sui propri fratelli. Attenzione che la detrazione è qualcosa di brutto. Vediamo il cuore dell'articolo. Sta scritto: se il serpente morde in silenzio, non è da meno di esso chi sparla in segreto. Quindi la detrazione consiste nel mordere di nascosto la fama di una persona. Come ci sono due modi di danneggiare il prossimo con le azioni, e cioè apertamente, come nella rapina, e in qualsiasi violenza e in maniera occulta, come nel furto abbiamo visto, no? Il furto avviene di notte. Nel nascondimento, la rapina invece è qualcosa di violento che si consuma anche davanti a tanti testimoni. Così ci sono due modi di danneggiare il prossimo con le parole. Il primo, apertamente, l'abbiamo visto con la contumenia. Ora, per il fatto che uno parla apertamente contro una persona, mostra di disprezzarla e quindi la disonora. Apertamente insultare qualcuno, bene, vuol dire minare il suo onore. Ma per me, poi vedremo che non è così per San Tommaso, di nascosto, e per me è molto più grave, c'è la maldicenza e la detrazione. Chi invece parla di nascosto contro qualcuno mostra di temerlo, non già di disprezzarlo, ma non è detto. Non è detto, non è detto. A volte c'è la frode, a volte c'è proprio quell'atteggiamento psicologico dei falliti che più che temere invidiano, ricordatevi che questo è uno dei peccati contro lo Spirito Santo, invidiano il bene che ha fatto qualcun altro. E allora per sminuirlo, perché questo bene non diventa un giudizio, i santi vi giudicheranno, in che modo? Perché stanno dietro a una tribuna. Come giudice, no, vi giudicheranno con le loro azioni. Ebbene, il fallito che non ha mai pensato agli altri, che non è mai riuscito a combinare nulla di buono, deve in qualche modo demolire chi invece con la propria azione, con la propria opera, col proprio esempio lo schiaccerebbe. Quindi, beh, forse anche sotto questa prospettiva potremmo parlare di timore. Mi fa paura la sua presenza, mi fa paura la sua rettitudine, quindi in qualche modo devo detrarre la sua fama, già proprio per un'esigenza mia. Perciò direttamente non ne compromette l'onore, ma la fama. Poiché nel proferire di nascosto tale parole, per quanto dipende da lui, spinge chi lo ascolta a formarsi una cattiva opinione dell'interessato. Quindi, col primo articolo abbiamo definito esattamente che cosa sia la detrazione, da non confondere con l'insulto o con, abbiamo detto, la contumelia. Articolo 2. Possiamo definire la detrazione un peccato mortale? Beh, qui nel videtur
si vuole sostenere a prioristicamente che la detrazione non sia mai un peccato mortale. E Tommaso giustamente deve porre dei distinguo. Svelare un peccato occulto, dice la prima argomentazione, è un atto di virtù, cioè di carità. Quando uno denuncia la colpa di un fratello per emendarlo, parliamo quindi per riportarlo sulla retta via o per una ragione di giustizia, quando uno lo accusa in tribunale, quindi la detrazione non è un peccato mortale. Ora, nel momento stesso in cui si svelano le colpe, si denuncia la colpa di un fratello per richiamarlo all'ordine, oppure là dove c'è un fatto gravissimo, chi è stato testimone è costretto a testimoniare per ordine di un superiore, che sarà il giudice del tribunale, lì non possiamo parlare di detrazione. Lì è un atto di giustizia o addirittura un atto di carità, di misericordia. Quindi in questo caso non c'è detrazione. Proverbi. Non ti mischiare con i detrattori. E la grossa commenta. E questo è un peccato in cui cade tutto il genere umano. Allora, la prima argomentazione conclude. Ora, se tutto il genere umano cade in questo peccato, voi capite, dato che non tutto il genere umano è peccatore, intendendo come peccatore peccato grave, e quindi peccato di dannazione, vuol dire che la detrazione è un peccato veniale. Risposta. E qui, ecco che Tommaso mette i puntini sulle i, su citazioni come ho presentato tante volte io all'inizio, quando volevo cercare di chiarire certe posizioni, poi ebbi a suscitare i vespai e per cui di fronte alle polemiche ho preferito tacere e affrontare un'altra strada, seguire un'altra strada. Tommaso chiarisce qui, attenzione, che in quella grossa c'è scritto quasi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quella grossa c'è scritto, e questo è un peccato in cui cade quasi tutto il genere umano. Non puoi togliermi un avverbio, perché a un certo punto la citazione viene menomata. È difficile mettere nel sacco Tommaso, anche perché lo ricordiamo con una memoria eccezionale, quella che non ho io. L'aggiunta di un quasi, e ciò sia perché infinito è il numero degli stolti, lo dice l'Ecclesiaste. Perché coloro che in qualche modo, per leggerezza, non dicono talvolta delle cose che compromettono la fama di qualcuno, poiché secondo Giacomo, se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tanti sono gli stolti, però questa facilità, questa maldicenza, che spesso noi rivolgiamo verso gli altri è abbastanza comune, al punto che Giacomo arriva a sostenere: se uno non è maldicente, è veramente un uomo perfetto, perché è un peccato abbastanza comune. Non vuol dire con questo però che sia sempre una mancanza leggera, potrebbe essere una mancanza gravissima, e quindi andiamo avanti. Dice Sant'Agostino, tra i peccati minuti, il fatto di dir male con grande facilità è temerità. Quindi la detrazione è un peccato veniale, visto che sono peccati minuti. Risposta, secondo il caso. Sant'Agostino parla del caso di uno che dice male degli altri, non con l'intenzione di nuocere, ma per leggerezza d'animo. A volte la maldicenza non vuole rovinare una persona, non ha questa intenzione. Semplicemente, di fronte agli altri, chi dice male di un terzo è perché vuole farsi vedere sempre informato e per occupare il tempo di chi non ha nulla da fare tutto il giorno. È l'atteggiamento del linguacciuto, che vuole dire sempre tutto di tutti.
Ecco perché ci dice Giacomo, arriva al punto di dire dove è finito, che non lo trovo di nuovo più. Perdonatemi, eh. Era importante questa citazione, però non la trovo. Ah, eccolo qua, era nella risposta. Se uno non manca nel parlare, uomo perfetto. È tanto comune questa abitudine di dire male degli altri, che se uno non lo fa, e io ho conosciuto chi non ha mai detto male degli altri. E continuo a fare riferimento a quelle persone che mi furono di luce, che io ricordo ancora oggi, ventenni e trentenni, mai sentii sparlare da parte di loro di qualcuno. Veramente, non posso dire che la santità in questo mondo non sia esistita. Io ho avuto la fortuna di conoscerne tante di queste persone, ma veramente tante. Perciò capita spesso, a volte avviene per leggerezza d'animo, oppure per un trascorso, un errore, uno sbaglio, una svista. E allora non possiamo parlare di un peccato grave. Il peccato grave è proprio quello che ha intenzione di rovinare qualcuno. E dove poi, come abbiamo visto nell'articolo precedente, abbiamo delle esagerazioni, abbiamo delle falsità, abbiamo delle detrazioni, dove deliberatamente si giudica l'intenzione e via dicendo. Andiamo al cuore dell'articolo 2. San Paolo Romani scrive, San Paolo è sempre molto deciso, maldicenti, nemici di Dio. Aggiunta questa che, secondo la glossa, è fatta perché questo peccato non venga considerato leggero in quanto si riduce a delle parole. La glossa cerca di, in qualche modo, smussare gli angoli di queste parole espresse dall'apostolo delle genti in maniera molto, molto, molto pesante. Io direi, per dare una risposta forse più adeguata nella mia prospettiva, che con maldicenti Paolo aveva proprio intenzione di fare riferimento a coloro, come capita oggi, che vogliono in qualche modo distruggere la fama degli altri. Questo è il loro obiettivo, non è il pettegolo che ha voglia di parlare, come abbiamo detto prima, vuol farsi vedere sempre informato di tutto, che deve riempire il tempo che è a sua disposizione. C'è proprio un progetto di distruzione del miserabile, dell'invidioso, che vede opere meravigliose che non è riuscito assolutamente a realizzare. E deve distruggerle, perché altrimenti quelle opere potrebbero distruggere lui. I peccati di lingua vanno giudicati specialmente dalle intenzioni, come abbiamo sempre detto. Fa propriamente della maldicenza colui che parla di una persona in sua assenza per denigrarne la fama. Ma togliere la fama a un uomo è cosa assai grave. Attenzione che chi oltre a parlarne cercando di sminuirne la fama con quei percorsi che abbiamo individuato nell'articolo primo, oltretutto arriva a proferire queste bestialità in pubblico, non mina soltanto la fama, ma anche l'onore. Perché indirettamente si ricade anche nella contumelia. Poiché fra tutti i beni temporali la fama è più prezioso, e per la sua perdita un uomo viene impedito dal compiere molte cose buone. Per cui si legge, abbi cura del nome, perché esso ti resterà più che 1.000 tesori d'oro. Tuttavia capita taloro che uno dica delle parole che intaccano alla faga del prossimo, non perché lo vuole, ma per altri motivi, ad esempio per accidenti, naturalmente, per un fine buono e necessario. Ti trovi di fronte a chi è riuscito a
portarti via del denaro con la truffa e vedi che questa persona si avvicina a un tuo amico, a un tuo fratello, cosa fai? Vai da quello e dici: fate azione, che questo è un gran truffatore. In questo caso io, evidentemente, agli occhi del mio fratello, cerco in qualche modo di metterlo in allerta, e per metterlo in allerta devo detrarre qualcosa dalla fama di chi si sta presentando a lui come un santuomo. Ma queste caratteristiche, che possono essere gli attributi della detrazione, si presentano qui per accidens. Qui invece abbiamo proprio un'intenzione buona, far sì cioè che il proprio amico, il proprio fratello, il proprio parente non cada nello stesso laccio, nello stesso inganno. A volte capita invece per leggerezza d'animo. Però se le parole dette sono così gravi da menomare notevolmente la fama, in modo particolare in riferimento all'onestà della vita, il peccato è mortale. Attenzione! E San Tommaso è molto rigido e non è arrivato alla praticità di un San Filippo Neri. E uno è tenuto alla restituzione della fama come è tenuto a restituire qualsiasi cosa rubata. E come si fa? Vi ricordate Filippo Neri, quando quel brav'uomo gli racconta in confessione: ho detto male di quel ragazzo, ho detto che era un delinquente, un poco di buono, perché non avevo nessuna intenzione che mia figlia lo frequentasse. Come posso rimediare? Cosa disse Filippo Neri? Fai così, prendi un pollo, vai in giro per Roma, lo spenni tutto e lascia le penne e le piume in giro. Poi ritorna da me. Quello rimane un po' sconcertato. Ritorna da Filippo Neri dopo aver obbedito al suo consiglio, e Filippo Neri passa alla seconda fase. Adesso torni indietro e recuperi tutte le piume, tutte le penne, tutto quello che hai sparpagliato in giro per Roma. Ma come faccio? Ecco, è quello che tu hai fatto nei confronti di quella persona. Tu gli hai rubato la fama. Come fai a restituirgliela adesso? La fama non è un oggetto, non è una capra, non è un montone, non è un braccialetto d'oro. Una volta che tu hai messo in pubblico la detrazione, come riesci a bloccarla? Come riesci a fermarla? Dovresti avere il coraggio di dirlo in pubblico: sono stato un gran bugiardo, ho rovinato un ragazzo, ho rovinato un uomo, una donna, ho detto male di lui, ho detto male di lei. E come si fa oggi? E quante cose noi sentiamo su YouTube? Quante cose che rovinano la fama e la credibilità di una persona. Andiamo all'articolo 3. Dunque, l'articolo 3 secondo me è abbastanza complicato, ma non tanto per quello che ci vuole dire, ma come ce lo presenta Tommaso. A volte mi è capitato che i miei alunni, specialmente a ripetizione, si trovassero in difficoltà e mi dicevano: ma io non riesco a capire cosa dice qui il testo. A me era capitata una cosa di questo genere in un esame universitario che era la storia medievale. Si leggeva una pagina e sembrava che in quella pagina si volesse sostenere una tesi, si leggeva la pagina successiva e sembrava invece che l'autore volesse dire tutto il contrario. E così capitava con i miei alunni. Allora, forse bisognerebbe in questi casi spiegare a chi ci chiede aiuto che è proprio il testo
scorbutico. E sapete perché è scorbutico? Perché l'argomento è questo. Sembra che la detrazione sia il più grave di tutti i peccati contro il prossimo. Quindi anche più grave dell'omicidio, anche più grave dell'adulterio, anche più grave della rapina. Il fatto è che non si può valutare questo peccato a priori. Dipende moltissimo dalla situazione e dalle circostanze. Per cui veramente potrebbe essere decisamente più grave dello stesso omicidio, dello stesso adulterio. Dipende come avviene quell'omicidio, dipende come avviene quell'adulterio, dipende come la detrazione viene progettata e programmata, se non addirittura con la frode, con l'inganno, proprio con l'intenzione di distruggere una persona. Ecco perché, secondo me, poi potrei dire anche una sciocchezza, l'articolo 3 sembra un po' darci una soluzione a questo problema in una direzione, un po' sembra che ce la dia su un'altra direzione. Perciò, prima di valutare, forse avrei potuto far che saltare le argomentazioni, valutare soltanto il cuore di questo articolo e basta così, magari, però non è giusto neanche là dove ci sono delle difficoltà a saltare di pie pari. È più grave peccare con le opere che con le parole. Questo è un principio, però ci possono anche essere delle circostanze che sovvertono quest'ordine. Ma la detrazione è un peccato di parole, l'abbiamo visto, mentre l'adulterio, l'omicidio e il furto sono peccati di opere. E quindi la detrazione non è più grave degli altri peccati. Rispondo, i peccati che vengono commessi contro il prossimo vanno giudicati di per sé in rapporto al danno che arrecano, poiché è questo che dà ad essi il carattere di colpa, il danno. Il danno che viene arrecato al prossimo è proporzionato alla colpa. Più grave il danno, più grave la colpa. E il danno è tanto più grave quanto più importante è il bene che viene tolto. Se io a un soggetto tolgo la fede, con la mia azione di detrazione, è chiaro che questo danno è decisamente superiore che se io entrassi a casa sua e lo rapinassi, gli portassi via ogni bene. Quindi il danno diventa direttamente proporzionale alla colpa. Tanto è più grande la colpa, tanto è più grande il danno, e viceversa. E il danno, no, questo l'abbiamo già letto. Ora, il bene di un uomo è di tre generi. Il primo di tutto è il bene dell'anima. È quello più alto. È quello però che possiamo in un certo senso perdere solamente noi attraverso la nostra libertà e il nostro libero arbitrio. Però anche altri potrebbero essere diretti responsabili, potrebbero influenzarci verso il male, mediante cattivi suggerimenti o anche attraverso un cattivo esempio, con una cattiva educazione. Quindi chi toglie il bene dell'anima a un proprio fratello chiaramente commette un peccato gravissimo. Invece gli altri due generi di beni, cioè quelli del corpo e i beni esterni, possono essere rapiti dagli altri con la violenza. E poiché i beni del corpo sono superiori ai beni esterni, i peccati che danneggiano il corpo sono più gravi di quelli che compromettono i beni esterni, e quindi l'omicidio è il più grave. Ne segue l'adulterio che sovverte l'ordine della generazione umana. Quindi, al primo posto, i beni dell'anima. Tutto ciò che viene tolto al bene dell'anima è evidente che si presenta come un danno, il danno maggiore, quindi una colpa maggiore. Poi i beni del corpo e poi i beni esterni. Ecco, e qui
che io rimango un po' perplesso perché Tommaso mette tra i beni esterni la reputazione o la fama. È vero, la reputazione o la fama è ciò che ci presenta al nostro prossimo, però lo stesso Tommaso è costretto a ammettere che la reputazione o la fama è superiore alle ricchezze, ma io direi a volte è superiore allo stesso corpo, perché è più vicino ai beni spirituali. Per cui sta scritto: un buon nome vale più di grandi ricchezze. Perciò la detrazione per il suo genere è un peccato più grave del furto, e però meno grave dell'omicidio e dell'adulterio, perché vanno direttamente contro il corpo, violentemente. L'ordine, tuttavia, può essere invertito per delle circostanze aggravanti o attenuanti, ecco quello che vi dicevo prima. Addirittura azione di disturbo, che punta a distruggere la fama di un nostro fratello, può essere molto più grave di un adulterio che magari avviene così per un momento di debolezza circostanziata, è un peccato passeggero. L'altro invece può addirittura essere programmato. Quindi, accidentalmente, però, la gravità del peccato dipende anche dal soggetto, il quale, se compie l'atto con premeditazione, ve l'ho detto, premeditazione vuol dire addirittura accompagnato dalla frode, pecca più gravemente che se lo compie per fragilità, per negligenza. E sotto questo aspetto i peccati di lingua hanno maggiori attenuanti, poiché provengono facilmente da qualche intemperanza di linguaggio senza una grande premeditazione, quella che abbiamo definito, messo in evidenza già nell'articolo precedente. Quante volte capita che si parla un po' troppo, non ci si accorge, ma forse, oh santo cielo, che cosa ho detto, forse avrei potuto tacere. Vediamo adesso le argomentazioni e la risposta. Qui le argomentazioni non sono proprio così in contrapposizione a ciò che poi Tommaso definisce nella soluzione delle difficoltà. Vediamole queste due prospettive in forma, direi, complementare. È bella la prima, molto bella. La glossa, spiegando quel detto del Salmo, in cambio del mio amore sparlano di me, afferma: danneggia più Cristo nelle sue membra chi sparla contro di lui uccidendo le anime ordinate a credere in lui che non coloro i quali ne ucciso il corpo ordinato a risorgere. Qui bisognerebbe aprire una parentesi, graffa quadrirotonda. Pensate quante stupidaggini in rete, addirittura che negano l'esistenza di Cristo, che mettono in dubbio la sua divinità, che vogliono vedere nella sua vita contraddizioni che non esistono, e quante porcherie. Questa gente, come dice la grossa, è più responsabile di coloro che misero in croce il Cristo. Da che si deduce che la detrazione è un peccato più grave dell'omicidio, in quanto uccidere l'anima è più grave che uccidere il corpo. Ma l'omicidio è più grave dei peccati contro il prossimo, quindi la detrazione è assolutamente più grave di tutti questi. Però nella risposta Tommaso argutamente fa notare: attenzione, che un atteggiamento di questo genere, nel momento in cui uno cerca di detrarre qualcosa alla fame e alla verità del Cristo, non è più detrazione, è bestemmia. Non si tratta di semplice detrazione. Coloro che sparlano di Cristo per impedire la fede, perché questo poi è lo scopo, è tutto un gioco molto a noi da noia, avere, l'ho già detto tante volte, questo gioco fatto dagli infedeli e da coloro che vogliono vivere la vita da edonisti. Per poterlo fare devo
far saltare ogni principio morale, ma per far saltare ogni principio morale, noi che viviamo nel mondo occidentale dobbiamo far saltare la fede cristiana. Ma per far saltare la fede cristiana dobbiamo dimostrare che Cristo non è esistito, che Cristo è semplicemente un'invenzione, che Cristo non ha predicato nulla di veramente rivoluzionario. Dobbiamo dimostrare che la Chiesa nei secoli ha fatto solamente del male, ha solo distrutto, ha solo determinato guerre. Ecco. Questo è l'obiettivo di coloro che vogliono distruggere la fede. Ma a questo punto non abbiamo più detrazione. Noi siamo arrivati sul piano della bestemmia, che è peggiore dell'omicidio. Andiamo al 2. La detrazione è un peccato più grave della contumelia o insulto, perché all'insulto, uno può reagire, mentre non lo può alla detrazione che è fatta di nascosto. Io onestamente sono in sintonia con queste argomentazioni. Io preferirei sentirmi insultare da qualcuno che alla fine conoscere che qualcuno, che poi non è più qualcuno e magari lo conosco, ha detto male alle mie spalle, anche perché in questo modo mi posso difendere. Però Tommaso non è di questo avviso e ci dice: l'insulto è più grave della detrazione in quanto implica uno più grave disprezzo del prossimo, come la rapina. Cioè c'è un atto da parte di Tommaso, nella sua riflessione, violento. Chi insulta, colpisce direttamente la persona davanti a tutti e in qualche modo vuole distruggerne l'onore. Però è proprio quello il problema, perché molto spesso l'insulto è determinato dall'ira e quindi non c'è neanche premeditazione. Mentre invece la detrazione potrebbe addirittura avere premeditazione. Infatti poi si conclude questa risposta in modo inaspettato. Ci dice Tommaso: chi fa della maledicenza in maniera occasionale è un omicida, poiché con le sue parole dà a un altro l'occasione di odiare o di disprezzare il prossimo. Per cui nella lettera di Clemente si legge: i detrattori sono omicidi. Poiché, come dice Giovanni, chiunque odi il proprio fratello è un omicida. Se io non distruggo una persona con le mie mani, non l'ammazzo, però distruggo la sua fama, la sua buona fama davanti alla gente, ma io mi comporto come un omicida, non uccidere. Lo sto uccidendo in un altro senso. Quindi vedete che Tommaso recupera e mette in evidenza quanto possa essere grave la maldicenza. Come spiega Gregorio, l'insulto nasce dall'ira. La detrazione invece dall'invidia, ma l'invidia è più grave dell'ira. Ma l'invidia è un peccato più grave dell'ira, quindi la detrazione è un peccato più grave dell'insulto. Tommaso spiega: l'ira, come dice il filosofo, cerca di vendicarsi apertamente. E tuttavia non ne segue che la detrazione sia più grave della contumelia perché deriva dall'invidia. Poiché da un vizio minore può sempre nascere un peccato più grave. Può, ma non è detto che sia così. Infatti, dopo leggiamo come dall'ira nascono l'omicidio e la bestemmia. Infatti l'origine dei peccati va determinata in base al fine, mentre la loro gravità va determinata in base all'aspetto di allontanamento da Dio. Quindi non possiamo a priori dire uno è più grave dell'altro. Teoricamente sì, perché l'insulto colpisce violentemente la persona. L'altro invece, come il furto, procede di nascosto, però la loro gravità, la gravità del peccato, va determinata in base all'aspetto dell'allontanamento da Dio. Ritorno nuovamente al pensiero di prima: un insulto determinato dall'ira può essere momentaneo, invece una detrazione può essere studiata e continua, addirittura ripetersi nella propria vita. E attenzione che questo ripetersi è interessantissimo,
mette in evidenza la profonda conoscenza psicologica da parte di Tommaso dell'animo umano. Leggiamo l'ultima argomentazione, ma ci interessa di più la risposta. Gregorio scrive: che altro fanno i detrattori se non sollevare la polvere e gettare terra sui propri occhi? Sui propri occhi, non su occhi, sugli occhi, sulla persona di cui stanno rubando la fama, sui propri occhi, in modo che più insistono nella detrazione meno vedono la verità. C'è chi continua a insistere su una determinata falsità, una determinata bugia, e a fine è proprio lui il primo a crederci, anche se questa bugia non è tale. E questo pensiero ci viene messo in evidenza da Tommaso alla fine. Come si legge nei proverbi, l'uomo gode nel sentenziare con la propria bocca. Che verità profonde ci arrivano dai proverbi, non vengono mai lette, chissà perché. Chi sparla, attenzione, prende ad amare ciò che dice e a crederlo sempre di più, e quindi a odiare maggiormente il prossimo o ad allontanarsi sempre più dalla verità. Stiamo parlando del prossimo che sta denigrando. Tuttavia, questo effetto può derivare anche dagli altri peccati che si relacciano all'odio verso il prossimo. Abbiamo visto anche nelle virtù, anche nei vizi, che non si possono fare dei tagli specifici. A volte abbiamo dei vizi che si sovrappongono, che diventano concause. Quel che a noi interessa è questo: che là dove noi raccontiamo delle solenni fandonie, delle grosse bugie, perché non sopportiamo qualcuno. Oggi sta capitando così, in riferimento a una certa persona. Non andiamo oltre. E c'è, proprio per le imprudenze di questa persona, chi ha incominciato ad odiarlo e a sparlare di lui e a mettere in dubbio la sua autorità, e ripete queste falsità fin quando è il primo a crederci. È un fatto psicologico, ed è una riflessione che prima ci arriva da Gregorio, no? E poi attraverso i proverbi viene codificata e spiegata in modo magistrale da Tommaso. Passiamo all'articolo 4. Ma chi è presente ad una maldicenza e non reagisce, sa che è una maldicenza e non reagisce, commette peccato? Parliamo sempre nell'ordine del cristianesimo, del cristiano. Sembra che non pecchi gravemente chi senza reagire ascolta la maldicenza. Come insegna Gregorio, è cosa lodevole che uno tolleri i propri detrattori. Lodevole, non obbligatoria, Cioè, si viene a sapere che Tizio ci ha messo le corna in tutti i modi, abbiamo tutti i diritti, con molta carità, di rivolgersi al signor Tizio e provare a chiedergli qual era la ragione, quale sia la ragione per cui si sia permesso di mettere in giro delle voci su di noi che non corrispondono al vero. Come non dobbiamo eccitare con le nostre azioni le lingue dei detrattori per non essere loro occasione di rovina, così dobbiamo tollerare con pazienza, una volta eccitate, per accrescere i nostri meriti. Allora, non dobbiamo eccitare con le nostre azioni le lingue dei detrattori, no? Io ho già visto, sono stato presente a chi, mamma mia che linguacciuta, e l'altra, ah sì? E poi, incredibile, e poi, e l'altra continuava, e poi,
E poi, ma quelle poi arrivava addirittura a eccitare con il suo e poi la detrazione che era vomitata dalla bocca della prima. Quindi tolleriamo evidentemente le detrazioni che possono, se vogliamo, che possono cadere su di noi, ma sugli altri no, specialmente se ci rendiamo conto che quella non è la verità. Nessuno ascolta le detrazioni a suo carico. Tuttavia, mediante la relazione di altri, uno può conoscere queste detrazioni. E allora è in suo arbitrio di sopportare la menomazione della propria fama, a meno che ciò non pregiudichi il bene di altri. E su questo bisognerebbe proprio riflettere, perché avevo già messo in evidenza nella questione precedente. Quando c'è una persona che ha un pubblico ufficio di qualsiasi genere, o civico o spirituale, e arrivano certi pettegolezzi, bisogna chiarirli. Per me c'è invece chi tace, non dice nulla, e allora di fronte all'opinione pubblica chi tace acconsente. E la cosa diventa poi scandalo. Secondo me, specialmente chi ha un ruolo pubblico deve prendere, come si suol dire, il toro per le corna e chiarire certi pettegolezzi, certe cattiverie che girano, che serpeggiano in una comunità. Invece non è lasciato al suo arbitrio il sopportare la menomazione della fama altrui. E ciò per lo stesso motivo per cui uno è tenuto a risollevare l'asino altrui caduto sotto il peso, come impone la legge antica dell'Esodo. Come io devo risollevare la persona o l'animale caduto per terra, io devo risollevare la sua fama se viene in modo particolare colpita ingiustamente. Non posso tacere. Non è del cristiano tacere di fronte al male. Poi abbiamo già visto che la prudenza ci dice quando intervenire, perché potrebbe capitare che un intervento così, magari non calcolato, non definito, non possa portare a degli effetti contrari. La prudenza ci dice il quando, il come, il dove, con chi. Però non si può sempre tacere di fronte a quell'azione malvagia che vuole detrarre la fama da qualcuno. 2. Sta scritto Siracide: non contraddire alla verità in alcun modo. Ma talora chi sparla dice la verità, e lo so che chi sparla dice la verità, però si deve rimproverarlo del peccato che commette con la maldicenza, o perlomeno uno deve mostrare con la tristezza del volto che alla detrazione non gli dispiace. Poiché leggiamo nei proverbi: la tramontana scaccia la pioggia e una faccia severa la lingua diffamatrice. A volte non è mica necessario neppure proferir parola, basta uno sguardo, basta anche solo tacere, far capire che certe parole, certe considerazioni non piacciono. È chiaro che se invece, come quella cara signora, continua a dire poi e poi e poi, un climax ascendente, è chiaro che l'effetto è proprio contrario. Sed contra, San Gerolamo ammonisce: guardati dal prurito della lingua, una metafora, e delle orecchie, cioè dal fare della maldicenza contro il prossimo e dall'ascoltare chi la fa. Romani 1,32: è degno di morte non solo chi commette il peccato, ma anche chi approva quanti lo commettono. Queste parole, stranamente, di San Paolo non vengono più lette. San Paolo viene letto a tutti un'altra prospettiva, alla maniera di Lutero. Guardate che Paolo ha scritto anche queste cose, che sono molto severe. Io non posso approvare il peccato. Mi metto nello stesso piano, sono corresponsabile, e l'approvazione può esserci in due modi. Primo, direttamente, cioè uno
si compiace del peccato. Hai fatto bene, bene, è così che dovevi comportarti. Anche se quel comportamento è male. Secondo, indirettamente, quando c'è uno non reagisce pur avendone la possibilità, e quando è che capita così? Per un timore umano. Oggi è difficile reagire. 50 anni fa, 60 anni fa non era molto difficile, ma oggi il cristiano, quando c'è qualche presbitero che mi viene a dire: oh, ma la vita del cristiano non è, la testimonianza del cristiano non è così, perché tu te ne stai chiuso tutto il giorno nella tua basilica, nel tuo duomo, nella tua parrocchia, nella tua casa parrocchiale. Prova un po' a vedere la vita di un operaio, la vita di un infermiere, la vita di chi è costretto a passare la giornata fianco a fianco con della gente piuttosto anche violenta nelle parole. Come si fa? È difficile, eppure, di nuovo con la prudenza, perché senza prudenza si potrebbero ottenere degli effetti contrari, ma bisogna dire qualcosa. Si deve quindi affermare che se uno ascolta le detrazioni senza reagire, approva chi le fa, quindi è partecipe del suo peccato. Quante volte mi sono sentito dire, ma poi quando mi conoscevano certi discorsi non venivano neanche proferiti perché scendeva il ghiaccio in modo particolare nella sala insegnanti. Ma ormai fanno tutti così. Ma ormai è così. Non si può fare a meno. Ma come non si può fare a meno? Stiamo commettendo degli errori che sono gravissimi e continua a dirmi che non si può fare a meno. Diventa difficile però quando tutta la platea ti è contro e tu fai la parte del rompiscatole. Oggi più che mai la prospettiva, la testimonianza di un cristiano è difficilissima. Da qui le parole di San Bernardo: non saprei decidere facilmente se sia più condannabile chi fa della maledicenza o chi la ascolta. Se invece il peccato dispiace, ma si omette di reagire alla maledicenza per timore o per negligenza o per rispetto umano, allora si pecca, però in modo assai meno grave di chi sparla e per lo più venialmente. Ma in certi casi tale omissione può anche essere un peccato mortale, o perché uno ha per ufficio il dovere di correggere. O l'insegnante in una classe, il preside di un istituto, il primario in un reparto, il capo ufficio, il capo reparto, di fronte a una maldicenza deve intervenire. È suo dovere, non può tacere. O per i disordini che derivano, che ne possono derivare. Oh, attenzione per la radice che la produce, se la radice è l'odio, chiaro, esplicito, se è l'invidia, se è un progetto di frode per rovinare una persona, ecco, lì non si può tacere. Anzi, bisogna coinvolgere più persone affinché venga ristabilita la verità.